Siamo con Arturo Raffaele Covella, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle a Venosa. Una gara a due quest'anno, clamorosa possiamo dire. Sì, è sicuramente un evento straordinario, almeno per gli ultimi anni di campagna elettorale a Venosa non si è mai vista una cosa del genere. Di solito, insomma, le tre liste erano d'obbligo. Quest'anno non si è presentata la lista che dovrebbe, insomma, rappresentare il centrodestra. Anche se, diciamo, la lista degli avversari è abbastanza una ibrida, perché ricomprende sia elementi di centrosinistra che elementi di centrodestra. Quindi possiamo dire che è una lotta Movimento 5 Stelle contro tutti. Venosa è una città importante, cosa ci vuole in particolare per rilanciare questo stupendo posto? Venosa è una città importante per la Basilicata e in particolare per il Vulture. È una città che però in questi anni, in questi ultimi 20 anni è stata dimenticata, è stata abbandonata dalle politiche provinciali e regionali. E quindi bisogna lavorare tanto, c'è tanto da fare per recuperare il tempo perso. Sicuramente bisogna puntare su quelle che sono le maggiori potenzialità di questo paese, ovvero il turismo e la cultura in primis. Non ci dimentichiamo che da questo punto di vista Venosa non ha nulla da invidiare a Matera, che forse è al momento il centro della Basilicata più importante da questo punto di vista, ma anche su agricoltura e artigianato, che comunque, insomma, sono molto importanti, ma restano fortemente penalizzati da problemi atavici come quello della viabilità, che insomma ereditiamo da una scellerata politica regionale e provinciale degli ultimi 20 anni. Dove altro si gioca questa campagna elettorale? Ma io credo che la campagna elettorale si giochi in particolare sull'ambiente. Io sono convinto che l'ambiente e le politiche di sviluppo della green economy possano essere un vero e proprio volano di sviluppo per questo comune. E infatti nel programma abbiamo puntato moltissimo su questo tema, presentando al di là del programma anche progetti concreti per l'occupazione giovanile, che permetteranno ai nostri giovani di non andare più via a cercare fortuna lontano dalla nostra terra, ma rimanere in questo meraviglioso comune. Ambizioni e propositi principali? Ma io ho l'ambizione di fare bene il mio lavoro e quindi di servire bene i cittadini di Venosa. Spero naturalmente di essere eletto il 25 maggio e di riuscire a salire a Palazzo Calvini da sindaco, e spero di fare insieme a tutti gli altri membri del Movimento 5 Stelle, perché noi siamo una squadra, siamo un gruppo unito e molto collaborativo, spero di riuscire a fare il bene di questo paese e quindi di risolvere i problemi dei cittadini di Venosa. Cosa le chiedono in particolare i cittadini? Ma sembrerà strano, ma i cittadini chiedono un po' di tutto, però non hanno grosse pretese. Vorrebbero vedere un po' più di attenzione verso quelle che sono le esigenze quotidiane, dal marciapiede sotto casa che non viene curato, alla buca non chiusa perché non ci sono i soldi, perché vengono spesi diversamente. Quindi, diciamo, non hanno grosse pretese. È normale che quelli più esigenti credo che siano i giovani, perché hanno grossi problemi, perché vorrebbero rimanere in Lucania, vorrebbero rimanere qui in questa terra, vorrebbero rimanere a Venosa, però purtroppo Venosa non offre le possibilità per rimanere e quindi sono costretti ad andare via, nonostante abbiano comunque titoli di studio, esperienze lavorative importanti, però non possono spenderle in questo nostro territorio. In chiusura, un messaggio e una promessa. Il messaggio è quello di, insomma, di credere in noi, perché noi rappresentiamo il vero cambiamento. Rappresentiamo il cambiamento e vogliamo portare avanti due istanze semplici: onestà e trasparenza. Lo dice il nostro motto. Onestà perché, insomma, vogliamo dare un volto diverso alla politica, che in questi anni è stata, insomma, travagliata per gli scandali non solo a livello nazionale ma anche a livello locale, e trasparenza perché crediamo che l'azione politica debba essere trasparente, debba essere partecipata da parte di tutta la cittadinanza. La promessa è quella che non sarò un sindaco chiuso alle esigenze dei cittadini, o comunque non sarò un sindaco, qualora venissi eletto, chiuso rispetto e sordo rispetto a quello che chiede la comunità locale. Quindi cercherò il più possibile di dialogare con l'opposizione, ma di dialogare con le associazioni, di dialogare con i cittadini comuni, e quindi cercherò di essere sempre a disposizione di tutti.